Buonasera e benvenuti a Barracuda. Io sono Daniele Luttazzi, il vostro ospite per questa sera. Da piccolo, quando i miei ci portavano in gita con la 600, mi piaceva sporgere la testa dal finestrino e sbatterla contro la testa dei cani che si sporgevano dalle auto che incrociavamo. Non mi facevo niente, sporgevo la testa di mio fratello. Scusate, come vedete, c'è qualcosa che non va questa sera. Mezza Italia è a letto con l'influenza e anche il nostro studio è completamente vuoto. Non c'è neanche il pubblico questa sera, come si può vedere se il regista gentilmente inquadra dall'altra parte. Scusa Daniele, sì? Però non ci sono neanche gli operatori, sono tutti malati. Oh. Quindi se vuoi fare vedere il pubblico dovresti inquadrarlo tu. Ah, ok, d'accordo, faccio vedere. Non c'è neanche il pubblico, vedete? Guardate, è una cosa così disarmante, vedete? Vuoto, vuoto. Vuoto, vuoto, completamente vuoto. Ah sì, dimenticavo, questa sera non c'è neanche il Barracuda Combo, anche loro hanno l'influenza. E così abbiamo chiesto alla signora Renata, che è la nostra signora delle pulizie, se poteva sostituirli. E lei gentilmente ha accettato. Grazie signora Renata. E ecco qua. È un'influenza talmente drammatica che mi sono detto, questa sera i primi 5 fatti poco noti dovranno riguardare proprio l'influenza. Sono i 5 indizi che questa influenza è una brutta influenza. Signora Renata, può partire con la rullata. Ti guardi allo specchio e la tua faccia sembra la voce di Louis Armstrong. Ti infili il termometro in bocca e quello si piega come fosse liquirizia. I tuoi vicini vengono a cuocere spiedini sulla tua fronte. Deliri a tal punto che ti viene voglia di guardare Domenica Inn. E il primo indizio che questa influenza è una brutta influenza, Domenica Inn ti piace. In realtà a me piace prendere l'influenza, in questo momento sono molto contento perché ho 40 di febbre. Mi piace avere l'influenza perché poi c'è la convalescenza, tu stai a letto e puoi fare quello che più ti aggrada. Quando ho l'influenza in genere scrivo, e sto scrivendo un libro autobiografico. Avevo già scritto un altro libro autobiografico, ma l'ho buttato via quando ho scoperto che parlava di Kafka. Questo libro mi dà molta soddisfazione, un libro stupendo, un libro scritto in un modo inimitabile, un libro a cui confronto l'Odissea di Omero, è un poema epico. Sapete, scrivere bene non è così facile come sembra. Milton Halifax, un professore all'Università di Oxford, ha scoperto a questo proposito una cosa molto interessante. Ha scoperto che se per esperimento prendiamo un numero infinito di scimmie e le mettiamo in una stanza a scrivere su un numero infinito di macchine da scrivere, ben presto l'odore della stanza diventerà insopportabile. Il pregio di questo mio ultimo libro è nella trama, che è molto semplice, lineare, ma per questo credo molto efficace. È la storia di un ragazzo e la trama è la seguente: un ragazzo incontra una ragazza, il ragazzo perde la ragazza, il ragazzo vive per sempre felice e contento. Da quando Barbara mi ha lasciato, io ho cambiato completamente il mio stile di vita. Il mio nuovo stile non richiede la mia presenza. D'altra parte, scrivo un libro e spero che abbia successo. Se non avrà successo, vabbè, potrò sempre fare un'altra cosa, ho un'attività alternativa. Vediamo. È stato veramente un trauma quando Barbara mi ha lasciato. Lei sapeva che quella sarebbe stata l'ultima volta che avevamo fatto l'amore, quindi mi disse: aspetta Daniele, non andartene, vorrei darti qualcosa di mio perché tu non ti dimentichi di me. E io le dissi: grazie tante Barbara, mi basta l'AIDS. Io sono terrorizzato dall'AIDS, uno dei motivi per cui praticamente non esco più di casa. Per cui ragazzi, se volete un consiglio, fate come me, prendete le vostre precauzioni, bollite sempre le vostre amiche prima di portarvi a letto. Bene, ci vediamo fra poco. Barracuda saranno con noi.
Buonasera, buonasera, benvenuti a Barracuda, io sono Daniele Luttazzi, il vostro ospite per questa sera. Oh, a chi interessasse, sono Daniele Luttazzi e le mie foto su internet sono un po' ritoccate. La Camera ha bocciato l'articolo di legge sulla fecondazione eterologa. Chiuderanno le banche del seme. Addio alla mia paghetta settimanale. Avete saputo del nuovo attacco terroristico del fronte Liberazione Animali? Tremendo, tremendo. Trovati flaconi di topicida con dentro tracce di panettone. Trasferiamoci a Washington. Mike Tyson condannato a un anno di prigione perché ha aggredito due motociclisti che avevano tamponato la sua auto. I due motociclisti se la sono cavata con poco. Poi Tyson è sceso dalla macchina. Oh, e quindi l'emergenza criminalità a Milano. Ora basta lamentarsi dell'emergenza criminalità a Milano. Diciamo la verità, se non fosse per le aggressioni, a Milano non conosceresti nessuno. È questa la verità. Fra l'altro, i milanesi stanno ormai abituandosi a questa cosa, no? La notte scorsa alle 3 sento degli spari. Una signora si affaccia alla finestra e fa: ehi, sono le 3 di notte, usate il silenziatore. Ieri il senatore a vita Leo Valiani ha compiuto 90 anni, 90 anni. La sua giornata è cominciata molto bene, si è svegliato. E per finire, è morto a Parigi Jacques Lecoq, il grande mimo francese. Le sue ultime parole sono state... Restate qui, abbiamo un grande show questa sera. Sono con noi Alessia Merz, Paolo Liguori, Enrico Ruggeri e Maurizio Dadda. E ora un bel applauso al Barracuda Combo diretto dal maestro Vince Tempera. Sono molto affezionato a questi due pesciolini, si chiamano Pete e Alleluia. Me li regalò una mia ex ragazza, aveva l'abitudine di regalarmi animali. Un giorno mi regalò un cocker. Beh, non sapevo cosa farmene di questo cocker, avrei preferito un pitbull. Pitbull può essere molto utile per la tua difesa personale. Un pitbull lo prendi da piccolo, lo allevi, lo fai addestrare, nel giro di 10 anni ti uccide. Io lo so perché un mio amico ha un pitbull per la sua difesa personale. Pitbull pericolosissimo, un pitbull con lights. Mio amico dice che secondo lui non esiste essere vivente più pericoloso del suo pitbull con lights. Gli ho detto: guarda che secondo me ti sbagli, esiste al mondo un essere vivente più pericoloso del tuo pitbull con lights. Sì, chi? Mi fa lui. E io: il tipo che gliel'ha attaccato lights. Oh, siete mai stati a un funerale? Lo dico perché la settimana scorsa è morta mia nonna e nessuno è venuto al suo funerale, grazie tante. Ok, ci sono sempre delle situazioni strane in un funerale, la tua testa è sommersa dal dolore e l'unica cosa che riesci a pensare, non so, è la canzoncina dell'Orzoro. Oh, 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 Orzoro, sono quelle cose un po' strane. Ci sono alcune cose però da evitare a un funerale nel modo più assoluto. E ho qui la lista delle 5 cose da evitare a un funerale. Trofinarsi un pettine sulla giacca e far rizzare i capelli del defunto con l'elettricità statica. Fare le condoglianze al fratello gemello del defunto chiamandolo col nome del defunto. Usare le mascelle del defunto per schiacciarsi qualche noce. Entrare nella bara, rispondere al telefonino e passarlo al defunto dicendogli: è per te. E la prima cosa da evitare a un funerale: avvicinarsi alla bara e mettersi a fare paragoni tra la lunghezza del proprio organo sessuale e quello del defunto. Daniele, Vince. È veramente divertente, ce ne racconti un'altra? Vuoi un'altra cosa da evitare a un funerale? Sì. Ok, d'accordo, un'altra cosa da evitare a un funerale è per il maestro Vince Tempera. Ideare un nuovo cocktail in ricordo del defunto, il Martini Requiem. Un bicchiere di Martini con dentro la sua dentiera. Daniele? Bene, quindi... Daniele? Sì, ne avresti ancora un'altra? La voce fuori campo, sì. Sì, come un'altra. Un'altra? Sì, un'altra ancora. Ah. Vabbè, ancora un'altra, ok, d'accordo, ancora un'altra, ok. Altra cosa da evitare a un funerale: liberare un chilo di pulci nella camera ardente. Come
vedete, a volte basta una battutina per esorcizzare un po' le nostre paure. Una mia paura sono i film di Hitchcock. Veramente mi fa una paura tremenda. Psycho, la scena nella doccia. Avevo 10 anni più o meno quando l'ho vista per la prima volta e vi confesso che ancora oggi mi fa paura accoltellare una donna nella doccia. Ma quali sono, alle soglie del nuovo millennio, le paure degli italiani? Abbiamo fatto un sondaggio, vediamolo. Le paure degli italiani. Lei di cosa ha paura? Delle ciuci. E lei di cosa ha paura? Della mezzanotte. E perché della mezzanotte? Perché ci sono i mostri. Non sa dove andremo a finire con l'euro. Non troppo per la mia pensione. Mi spaventa pensare che una volta laureato non troverò lavoro. Lei di cosa ha paura? Dell'herpes. E lei di cosa ha paura? Mi fa paura il decadimento fisico. Erano le paure degli italiani. Ed ora vorrei domandare qual è la sua paura a un ospite di gestione. Elver, Elver, qual è la tua paura? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Grazie Elver, non avevo dubbi sulla tua risposta. Primo ospite di questa sera è una bellissima attrice le cui foto vengono usate come moneta legale nelle carceri italiane. È con noi Alessia Mert. Buonasera Alessia, grazie di aver accettato il nostro invito, di essere qui con noi questa sera. Sei bellissima, complimenti per il vestito. È una cosa favolosa, moltissimo, moltissimo. Fra l'altro complimenti anche per la tua carriera. L'anno scorso, il 98, è stato un po' il tuo anno, quello che ti ha lanciato, no? Sì. Grazie ai programmi televisivi indovinati, film. Ho visto che hai fatto anche un film adesso, fra l'altro, no? Paparazzi, no? No, il film non l'ho fatto. Io ho visto il trailer però. Io ho fatto solo il trailer. Tu hai fatto solamente il trailer del film Paparazzi? Sì, servivo da esca per far andare la gente al cinema, però non ho fatto il film. Se uno va a vedere Paparazzi, dentro non ci sei tu? No. Oh, mamma mia, ma voglio dire, nel trailer è una cosa insolita questa cosa, nel trailer si vede, io ho visto il trailer, si vede tu che baci Vittorio Sgarbi praticamente. Sì, un'esperienza allucinante, perché sai, tanti volevano essere al mio posto e dire, beh, Sgarbi, un grand'uomo, il più amato, ma ti dirò francamente che non è il mio uomo. Non è il tuo uomo. E quindi la notte non ho dormito e ero già... La notte prima o la notte dopo? No, la notte prima, anche quella dopo, cioè, è passata una settimana prima che riuscissi ad addormentarmi. Però la notte prima non ho dormito perché ero agitatissima. Tu lo conoscevi già Sgarbi? Sì. Conoscevi, l'avevi conosciuto? Quando facevano nella Rai, perché lui faceva Sgarbi quotidiani, quindi ogni tanto lo incontravo mentre passavo. E tu sapevi che avresti dovuto baciarlo ovviamente nel sì, e lì è stato il trauma vero e proprio. E quindi il giorno dopo ho beccato subito il regista e gli ho detto, il regista era nei parenti, almeno, ma proprio, cioè il massimo che ti posso concedere è 2 volte, buona la prima, buona la seconda, sì, e poi basta. Che non volevi conseguenze psicologiche? No, anche perché sono state un po' traumatiche, perché sì, Sgarbi è partito subito all'attacco. Cioè? Sì, con la lingua proprio, di no, brutto. No. Ma io che già ero preparato, ho serrato bene i denti, e così, lui si è infranto nei miei denti e è rimasto a bocca, insomma non era molto contento. E com'è stato baciare Sgarbi, diciamo? Beh, ti devo dire che è stato un bacio un po'... Hai presente come quando i bambini si dice che hanno l'acetone? Ecco, come baciare un bambino che ha l'acetone? Uguale, un po' acido. Non ho mai baciato bambini che hanno l'acetone, però credo di aver capito... Hai capito? Anche visto la cosa. Tra l'altro, io ho visto il trailer, adesso capisco, stavi per vomitare in realtà, cioè una faccia completamente... Sì, disgustata. Ero lì, però poi mi sono trattenuta. E i putiti su Sgarbi abbiamo capito. In generale, come li vedi gli uomini? Ma li divido in 3 categorie. Sì. C'è l'uomo per bene, che mi vede interiormente e esteriormente. C'è l'uomo ti vede? Interiormente ed esteriormente. Sì. C'è l'uomo interiormente che come, scusami? Con una sonda? No, è attratto dal mio carattere, dai miei desideri, che cosa penso, cosa non penso. Sì. Poi c'è l'uomo invece che vede solo l'involucro fisico e lavora in televisione. E poi c'è quello che invece mi accompagna di là, si offre di portarmi lì, là, tutto per farsi vedere e dire wow, sono figo perché accompagno Alessia Mert.
E questi sono tre categorie. Tu non li frequenti, tutti e tre li frequenti, oppure... No, cerco di frequentare soltanto la categoria, quella positiva, insomma, quella che mi vede sia interiormente che esteriormente, però mi capita di incontrare anche le altre due. E quindi in pratica non esiste la quarta categoria, cioè uomini a cui non interessa Alessia Merz, non li hai mai incontrati? No, per ora no. Beh, buon per te, buon per te, complimenti. Una domanda che ho fatto anche a Rita Levi Montalcini qualche anno fa. Qual è la tua opinione sul sesso orale? Ti piace il sesso orale? Dipende. Magari più subirlo che farlo. Più subirlo che farlo. La cosa più sgradevole per te del sesso orale? Per me è il panorama, devo dire. Un'altra domanda. Sì. Come sono le tue mestruazioni? Regolari, però di 8 giorni, nonostante prenda la pillola, 8 giorni. 8 giorni, una settimana di mestruazioni. Sì, praticamente ogni 2 settimane ce l'ho, invece che ogni mese. E ti imbarazza l'odore del tuo corpo? Non lo so, a me no. Perché sai, l'involucro esterno lo vediamo, vogliamo certo, vedere qual è l'involucro interno. Beh, di solito non annuso, però non mi imbarazzo. Sei nuda davanti a uno specchio. Sì. Cosa vedi? Vedo una ragazza con tutte le sue cose a posto, piccole, però tutto preciso. Fra l'altro, complimenti ancora, perché alcuni amici mi hanno detto: guarda che Alessia Merz è piena di cellulite. In realtà io sto guardando a 20 centimetri. Guarda. Ti sembra che ho la cellulite? Ecco, non mi sembra che tu hai la cellulite, voglio dire, fai qualcosa per tenerti, perché in un'intervista hai detto: io mangio quello che voglio, io mangio fumo, come un eccetera, eccetera. Come un camionista. No, fumare ho smesso. Ah, fumare smesso, beh. Mangio bene. Come un camionista e odio la frutta e la verdura, quindi dovrei avere tonnellate di cellulite, però... E invece niente. No, perché io ho un sistema. Hai un sistema? Sì. Contro la cellulite? Sì. E qual è? Guarda, siccome ce n'ho un po' qui, poca, ti faccio vedere. Ok, grazie. Bene. Ok. Vado, Ti aspettiamo qui. Sì, Alessia, però prima datti una pesata. Andrea, pesala. 49 kg, togliamo 1,5 kg? 1 kg. Va bene. Che è 1,2 kg, sono stato abbondante. Non fa niente, dai, lo stesso, ciao Marco. Ciao. Stupendo. Ti ho portato un piccolo grazie, assaggio grazie, della mia cellulite. Grazie, fratto. Ha un profumino buonissimo. Scusa, Tremal Nike, il nostro centro di studio. Scusa, Tremal Nike, potresti venire più un attimo? Potresti cucinarcele, per favore? Grazie, mia grazie. Cellulite. Ok, grazie. Signore e signori, Alessia Merz. A volte mi capita di pensare a tutte le donne che mi hanno detto di no nel corso della mia vita sentimentale. L'altro giorno ho pensato, ma chissà che fine hanno fatto. Mi piacerebbe vederle tutte insieme. Ed è quello che faremo questa sera. Vi mostrerò tutte le donne che mi hanno detto di no nel corso della mia vita sentimentale. Sono qui con noi questa sera. Cristina. Giovanna. Marisa. La nonna di Marisa, suor Letizia, Rita, Maria Giovanna, la vedova Castelletti, tutta la Seg Basket, Carla la bambola, Irene la pasta e Teresa.
classe, non durante. Questa è una bella, eh? Scottiamo quelli. La cui intera carriera può essere considerata qualcosa di criminale. È con noi Paolo Liguori. Grazie Paolo, benvenuto. Un piccolo escursus sulla tua carriera: eri un extra parlamentare di sinistra negli anni 60, poi hai fatto il giornalista, hai lavorato al giornale di Montanelli, poi eri direttore del Sabato, del Movimento Popolare, poi hai fatto il direttore del Giorno, il quotidiano dell'ENI, poi... Studio Aperto, direttore di Studio Aperto. Ecco, ti assicuro che la prima volta che ti ho visto in televisione ho pensato: Dio mio, devo delle scuse a Emilio Fede. Ah, io gliel'ho fatto, l'ho pensato anch'io. Però poi, sai, Italia 1 è una cosa ampia, larga, siamo tutti una grande famiglia, c'è spazio. C'è spazio per tutti. C'è spazio. Qual è il confine fra giornalismo e propaganda? Beh, a dire la verità non te lo so dire, perché secondo me il giornalismo è sempre stato un po' propaganda. Propaganda di interessi legittimi, illegittimi, economici, politici, sociali. È una forma di comunicazione, è come la pubblicità il giornalismo, in fondo è una forma di comunicazione. Sì, è solo che la pubblicità cerca di vendere qualcosa, un prodotto a qualcuno. Il giornalismo cosa cerca di vendere? Il giornalismo cerca di vendere quello che la gente vuole capire, è in fondo una merce, perché è la merce più rara, però per vendere tutta questa merce devi insistere, battere, in fondo l'ordine stesso con cui vengono presentati i titoli, i giornali, i telegiornali, è una scelta propagandistica che ognuno di noi fa, certo. Che ognuno di noi fa. E, in fondo le notizie che dai te, che tanto sembra che facciano ridere, sono notizie serie. Notizie serie. Molto serie. Tu cosa ti consideri? Ti consideri un giornalista o un propagandista, quindi? Ma io mi considero un giornalista, però sempre in questa forma ambigua, in questa terra di nessuno che sta tra il giornalismo e la propaganda. Cioè, mi considero un giornalista che batte su alcune cose. A me piacerebbe che un giornalista avesse a cuore come prima cosa la verità dei fatti. Esiste la verità dei fatti? Sì, la verità dei fatti esiste, sì, però insomma è vero che il mestiere dei giornalisti oggi è diventato quello di dissimulare. I bravi giornalisti, io non mi considero tra questi. Non ti consideri un bravo giornalista? No, mi considero un giornalista mediocre. I bravi giornalisti... Non ti buttare giù così. No, è così, come hai detto te, un po' al confine, no? I bravi giornalisti passano il loro tempo attualmente, soprattutto i direttori, a dissimulare come la pensano. Cioè... che cosa fanno? Pensano. La cosa più importante è non far capire come la penso io. Così si sarà giudicati bravi. E qual è il peggior telegiornale che tu vedi in onda in questi giorni? TG1. TG1 è il peggior telegiornale? Certo, perché ha il pubblico più numeroso, più vasto. Tu sai bene che in televisione per fare un pubblico al di sopra di certi ascolti bisogna essere un po' trash. Al di sotto di certi ascolti non ti guarda nessuno, il difficile è stare nel mezzo. Se il TG1 fa tanti ascolti è certamente il peggiore. E il peggior quotidiano invece? Ma il peggior quotidiano per me è La Repubblica, perché prima era un quotidiano molto forte che dava un'impronta ed era un quotidiano schierato, quasi un giornale di partito. Oggi è rimasto un giornale di partito ma non dà più quasi nulla, cioè non è più forte, non è più autorevole, in fondo dà quattro pensieri medi, medio-bassi. Quello che pensi, tu lo dici sempre o qualche volta te lo tieni per te, diciamo? No, io mi censuro almeno la metà di quello che penso. Ah sì? Certo, perché in televisione non si può dire tutto quello che si pensa. Sicuro che quello che vediamo è già tantissimo. È già tantissimo, sì, però ti assicuro che ci sarebbe molto di più. Il caso Odl. Esatto, questo è uno dei casi che... È uno dei casi in cui ho dovuto dire la metà di quello che penso. Tu sai la storia, forse la spieghiamo anche per il pubblico. Questo allenatore della nazionale inglese, buddista, ha detto una cosa di puro buddismo, cioè ha detto gli handicappati, i disabili sono così
perché sono reincarnati e nella vita precedente avevano commesso qualche marachella. Uh-huh. Non la pensa così Oddle, la pensa così una parte del buddismo. Ebbene, Oddle è stato licenziato. Uh-huh. Tutti hanno detto che era un mostro per aver parlato male degli handicappati, in realtà l'unico vittima di un reato di opinione è lui, che uh-huh. è stato licenziato per un'opinione. Perché nessuno ha il coraggio di dire che questo in fondo è il buddismo, non è il pensiero di Oddle. E neanche tu hai avuto questo coraggio, diciamo. E non ho avuto questo coraggio, avrei voluto dirlo, però ho pensato che qui mi succedono dei guai se lo dici in Italia. Qual è stata la notizia più bizzarra che ti è mai capitato di dare? Beh, la notizia più bizzarra probabilmente è il fatto che un signore vince 86 miliardi giocando 40.000 lire di schedina. Questo è veramente bizzarro. Questo è veramente. E qui con noi, Tremal Nike. Tremal, grazie. La sede di studio ha cotto le salsicce di Alessia Merz. Grazie, grazie, molto gentile. Vediamo. Grazie. Wow. Che profumino. Grazie, Tremal. Mi senti? Hai capito. E la notizia che invece non vorresti mai dare? Ma la notizia che non vorrei mai dare forse è la notizia che ti è capitato qualcosa dopo aver mangiato questa salsiccia. No. La notizia che sono sicuro che non darò mai. Ti vuoi assaggiare? Di solito non amo le salsicce, però la Merz. La Merz, vale, secondo me. Quindi, speriamo che non ci capiti qualcosa. Speriamo che non ci capiti qualcosa. La vicenda di Adriano Sciofri. Ti accalora particolarmente per motivi di militanza, no? Sì, è un mio amico che sta passando un momento difficilissimo, è stato 2 anni in carcere. Uh-huh. E tra l'altro devo dirti che la cosa che mi ha colpito è un po' legato al mio lavoro, perché per lavoro, ma anche per, diciamo, per amicizia, sono andato l'anno scorso a trovarlo in un concerto pubblico nel carcere, con tutti i detenuti da una parte e gli ospiti dall'altra, naturalmente si è tutto mescolato. All'uscita i detenuti andavano nelle celle e gli ospiti tornavano fuori e prima di uscire tutti i detenuti sono voluti passare a salutarmi perché ho scoperto che i miei programmi sono molto popolari nelle carceri, ma la cosa strana è che dicevano: tu vieni dentro con noi o vai fuori con loro? Perché ti vediamo già pronto per venire con noi. No, con tutti quei che hanno, poveretti detenuti, no, questo non glielo augurerei. Però è una popolazione sensibile. Grazie Paolo. Paolo Liguori. È il momento di una gara che io spero diventi presto disciplina olimpica, la gara degli orologi. La gara degli orologi consiste in questo: abbiamo 2 orologi. Dobbiamo vedere quale delle 2 lancette arriverà prima al traguardo stabilito. E con noi a commentare questa gara appassionante un cronista d'eccezione, Guido Meda. Grazie Guido di essere venuto con noi. Conosciamo i 2 atleti? Conosciamo molto bene i 2 atleti. Questo è un atleta svizzero, è un classico quarzo svizzero, parente di un cucù del Bernese, quindi un orologio direi di estrazione alpina. Questo invece è un più classico italiano elettrico, bella lancetta, ottimo sprinter direi complessivamente. Io credo che assisteremo a un garone. Perfetto, sì. Anche io sotto motivi di campanilismo io terrò per questo orologio allora questa sera. Io per nessuno dei 2, perché sono un giornalista, è necessario essere obiettivo, che sia obiettivo. Certo, d'accordo, ora siamo pronti per la gara. 3, 2, 1, partiti! Partiti, direi di cominciare subito con qualche considerazione sul tracciato, un tracciato circolare classico, ritmico, quindi compatibile con le caratteristiche di questi 2 atleti che stanno affrontando direi la cosiddetta fase di studio. Qui è importante non perdere tempo, ogni piccolo errore accumulato qui, ogni piccola perdita di tempo la si può pagare cara alla fine. Ai 20 secondi direi che passano appaiati, quindi una gara equilibrata, però vedrete che intorno ai 30 secondi dovrebbero cominciare a infiammarsi le polveri. Abbiamo detto che l'italiano è un ottimo sprinter, lo svizzero forza, è più un passista. Ai 30 secondi io comincio in transitano ancora pari, forse in leggero vantaggio l'orologio svizzero, è una caratteristica degli svizzeri quella di lasciare tutto nella parte conclusiva, anche se poi mi risulta che lo svizzero sia anche lontano parente del cronometro usato per la gara dell'addio di Alberto Tomba, quello che si fermava prima dell'arrivo, per cui ecco, io comincerei a preoccuparmi un pochino, mancano comunque soltanto 10 secondi alla conclusione della gara, l'italiano sta recuperando, forse si avvantaggia l'italiano sullo svizzero, ormai 5 secondi, 4, 3, 2, 1, è inaudito, gli orologi tagliano il traguardo nello stesso momento, a pari merito, ha dell'incredibile. Io
non sono neanche un po' convinto di questa prestazione, suggerirei a Guarinello di andare a guardare, a perché la cosa mi puzza. Ti puzza, eh? Mi puzza di combino. Ah, beh, a me invece è piaciuta moltissimo, ho trovato una gara molto molto appassionante. Io sui tuoi gusti non discuto, però a me invece piacerebbe rivedere il replay, perché io sono convinto della combina e credo che in presenza di uno scoop di questo genere, certo, cioè non è che possiamo fare orecchie da mercante e far d'accordo, finta di niente. D'accordo, voglio darti soddisfazione. Vediamo allora il replay del rush finale. Scusa, il replay del rush finale. Aggressivo, vediamo se è aggressivo, credo che sia importante. Hai ragione. Lo vedi? Sì. L'italiano, sì? L'italiano finge di vincere la gara, si avvantaggia, ma poi tira il freno, hai capito? Poco prima dell'arrivo, frena quel tantino che basta, no? Per dimostrare che si era messo d'accordo prima con lo svizzero. E ha vinto lo svizzero, però. Diventa disciplina olimpica. Che abbia vinto lo svizzero. Bene, non siamo partiti. Però forse proprio per questo motivo diventerà disciplina olimpica. Sì, di questi allora, temi. Ok, consiglio. Grazie Guido. Grazie a voi. Alla prossima. È il momento della rubrica della posta. Come sapete riceviamo tonnellate e tonnellate di lettere ogni settimana. Tre lettere ogni settimana. Leggiamo subito la prima. Mi chiede: caro Daniele, perché si sono estinti i dinosauri? L'hanno scoperto di recente gli scienziati per quale motivo i dinosauri si sono estinti. I dinosauri avevano le braccine corte e denti enormi. Non riuscivano a usare il filo interdentale. Sono morti di carie. Sono tutti morti di carie. Questo è il vero motivo. La seconda lettera invece mi chiede: caro Daniele, qual è l'origine dell'uomo? Molto interessante, come sapete da questo punto di vista gli scenari sono un po' divisi. Da una parte c'è chi crede che Dio abbia creato il mondo, dall'altra ci sono gli evoluzionisti, come Darwin ad esempio, secondo il quale l'uomo discende dalla scimmia. Qual è la mia teoria dell'evoluzionismo? Secondo me Darwin è stato adottato. Questa è stata la cosa che ho pensato. L'ultima lettera: caro Daniele, qual è la cosa più strana che ti è mai capitata? La cosa più strana, beh, qualche anno fa ho affittato un appartamento a Roma e in questo appartamento c'era un interruttore sul muro che non faceva niente. Io lo accendevo, lo spegnevo, non succedeva nulla. Dopo un anno ricevo una lettera dalla Germania di una signora che mi dice: piantala. Da piccoli eravamo molto poveri. A un certo punto ci siamo mangiati una delle mie sorelle. Ah, buonasera signora, come sta? Buonasera, come al solito infreddolita, ma oggi non perdiamoci in chiacchiere. Ho parlato con i miei parenti delle opportunità che Tempo Casa offre e guardi qua, mi hanno pregato di consegnarle queste richieste per un acquisto e vendita. E adesso lei come fa ad appenderli tutti? Come trovo una bacheca così grande? Ma sta scherzando? Tempo Casa ha la bacheca più grande d'Italia. È la grande banca dati della rete nazionale dove vengono gestite tutte le richieste di acquisto e vendita che sono collegate in tempo reale con ogni punto vendita del nostro paese. Ma guardi che i miei parenti sono gente difficile, gente esigente, quasi incontentabile. Ah, non esiste il cliente incontentabile per Tempo Casa. Tutti i nostri agenti immobiliari frequentano un'esclusiva scuola di formazione per poter dare il massimo in fatto di disponibilità, cortesia e professionalità. Ma guardi che i miei sono gente tosta. A loro non bastano i miracoli, vogliono fare i salti mortali attraverso il miracolo. Siamo specializzati anche in questo. Pensi che con Tempo Card, il nuovo servizio supplementare di Tempo Casa, è possibile avere sconti fino al 50% con aziende convenzionate, dalle piastrelle al trasloco, dalla cucina alla ristrutturazione. Ma lei forse non sa che i miei parenti vogliono una sistemazione spaziosa, un grande palazzo e quasi una cittadella. Ecco, quella che per esempio alle sue spalle è perfetta. Oh sì, credo che stia per liberarsi. Comunque gliela sconsiglio, troppi piccioni che sporcano il cortile. Peccato, ad occhio sembrava perfetta come spazio. Guarda che c'è un problema di spazio, non c'è problema, qui a Tempo Casa di spazio ne abbiamo quanto ne vuole. Tempo Casa è il punto d'incontro per chi vende e per chi compra. Sto preparando una nuova canzone che ho scritto, si chiama Galatorrea da oppioidi. L'ho dedicata alla mia ragazza. Galatorrea da oppioidi è un fenomeno scientifico. Quando una ragazza si fa di eroina, i suoi seni possono dare il latte. Questo capitava alla mia ragazza. Le ho dedicato questa canzone che fa più o meno così, senti? Galatorrea da oppioidi. Non credo più a niente. Il giorno viene, va. Di ero, di ero.
Che ne sembra? Ma non la canterà mai nessuno, credo. Daniele? Sì? Daniele, sta finendo la pubblicità, dobbiamo continuare il programma. Oh, ok, grazie. Grazie, Vince. Ciao. Come sempre, ecco tre foto relative a avvenimenti di questa settimana. La prima riguarda la stazione spaziale Mir. Come sapete, sta avendo grandi difficoltà. Adesso la situazione all'interno della Mir è veramente drammatica. I cosmonauti sovietici hanno esaurito le scorte di Arbr Magik. La seconda foto riguarda invece una nuova pillola che hanno fatto in America, più potente del Viagra, una pillola contro l'impotenza. Effetto collaterale, non riesci più a usare le porte girevoli. E per finire, la terza foto riguarda invece la squadra della Sampdoria. La squadra della Sampdoria ha molti problemi, come sapete, nel campionato. Si è scoperto perché la Sampdoria ha questi problemi. Gli ultimi 10 minuti, i calciatori della Sampdoria vanno via prima dal campo per evitare il traffico del rientro. È con noi un grande calciatore, Enrico Ruggeri. Standing ovation, grazie Enrico di essere qui con noi questa sera. Perché questa musica così? Ramaya, cos'era? Ho scelto queste note così toccanti, sì. Perché Ramaya è il nome di una squadra di calcio che io ho con i miei amici. Ormai la legge della squadra è che bisogna essere assieme amici almeno da 20 anni. Cioè, i calciatori che giocano con te sono tuoi, sì, amici da 20 anni? Almeno da 20 anni. Quindi non è nazionale cantanti, sono una squadra... No, facciamo un campionato... Ormai è un campionato over 40, Io sono entrato in questa categoria e quindi ci divertiamo molto, insomma è bello litigare per un fallo laterale con un direttore di banca. E certo, ma all'interno della squadra c'è appunto un direttore di banca e poi? Sì, sono gli amici che avevo da sempre, parte di questi sono anche i miei musicisti, uh-huh. E poi giochiamo contro, non so, una squadra di fruttivendoli, una squadra di notai, loro si conoscono da 20 anni? Non credo. Amicizie così solide sono abbastanza rare. E i musicisti che giocano con te fanno anche i tuoi album? Lavorano sì, al tuo album? Anzi, io credo di essere il primo cantautore al mondo che ha fatto un disco che è stato prodotto dai suoi musicisti. Alcuni di questi, Luigi Schiavone, per esempio. Qual è questo disco? Si chiama L'Isola dei Tesori. Ah, l'ultimo? Una piccola sfida, ricantare delle canzoni che io avevo affidato ad altri, uh-huh. E che quindi nella testa della gente, giustamente, appartenevano a quelli che le avevano cantate. In realtà erano mie. E allora perversamente le ho. Ad esempio, quali sono queste canzoni, alcuni titoli? Ma I Dubbi dell'Amore, c'è una canzone che si chiama Sonnambulismo che venne cantata in un Sanremo qualche anno fa, Padre Nostro, c'è un duetto che si chiama Il Vitello dai Piedi di Balsa che ho cantato con il mio amico Elio, insomma ci sono parecchie cose strane. L'Isola dei Tesori. Sì. E potresti farci ascoltare qualche brano di questo album? Ma io, vista la particolarità della trasmissione... Sì. Ho sentito recentemente una canzone che mi ha emozionato molto e che solo per motivi tecnici non sono riuscito a inserire, sì, in questo album, però credo che, insomma, è una primizia, una canzone che... E ce la fai sentire? Sì, sì, vi farei sentire, grazie, perché Enrico è una cosa molto interessante. Accadrà. Il cane fa la sua popò nel giardino delle rose, sul retro. Non fare dono al corpo ad un capitalismo diventato astratto ed intangibile. Fare dono al corpo ad un capitalismo diventato astratto ed intangibile.
poi ho sentito qua in questi corridoi e ho trovato che sia stata scritta veramente da un grande autore di spessore. Enrico, questa è la Galatorea da Pioggi, la mia canzone, sono così contento, io! Visto che qualcuno è piaciuta, Enrico Ruggeri, grazie Enrico. La settimana scorsa ha avuto molto successo il grande circo delle schifezze. Sono contento di questo perché sono artisti universali il cui lavoro va promosso. Nessuno andava a vederli, invece cominciano ad avere un loro seguito. Artisti tipo questo che voglio farvi vedere. Lasciamo la pista al mangiatore di vomito. Mi fa l'autografo, mi fa l'autografo, mi fa l'autografo. E io ho qui in mano la lista dei 5 slogan del circo delle schifezze. Il nostro trapezista non è poi così bravo, per cui probabilmente vedete un uomo morire. Venite a vederci prima che lo facciano quelli dell'ufficio immigrazione. Avete mai visto i cammelli mentre lo fanno? Non siamo parenti degli zingari che rubano bambini. E il primo slogan del circo delle schifezze: venite ad annusare lo spettacolo. Ed ora un uomo che si fa la pubblicità da solo, Maurizio Dadda. Maurizio Dadda è uno dei più famosi pubblicitari italiani e le sue pubblicità sono note un po' in tutto il mondo, magari il suo volto non è noto, però ricordiamo alcune pubblicità tue. Ma dunque, quelle, allora io lo faccio centinaia. Faccio più da 20 anni, quindi tantissimi spot. Ricordo con piacere i baci Perugina, Tubi, Tubi piccolo, tubiamo, sì. Per cui Tubiamo, Metano, Renault, Barilla, Campari, BMW, tanti e tanti. Tantissimi. Voi lanciate personaggi con le vostre pubblicità in realtà? Noi facciamo anche di più, sì? Cioè, nel senso che lanciamo personaggi, oppure siamo lanciati da personaggi, quindi dipende, famoso testimonial, certo. O quant'altro. A volte creiamo anche dei personaggi e a volte creiamo anche dei mostri, quindi va detto che... Ad esempio? Qualche mostro che hai creato? Ma io ne ho una sola, mostro... Mediatico. Mediatico, che poi ha afflitto gli italiani con altri tipi di comunicazione. Sì. Ne cito uno che piacerà molto forse alle ragazze presenti, che è Raz Degan. Questo da Raz Degan è una pubblicità? Abbiamo un po' inventato Raz Degan. Avete inventato Raz Degan? L'abbiamo dato in un casting, l'avevamo fatto fare una cosa piccola per un amaro, uh-huh. E lui diceva non bevevo perché, fatti miei, con questo fatti suoi, fatti miei, uh-huh. I fatti suoi sono diventati popolari. Il numero di pubblicità da vedere che hai portato questa sera? Ma dei piccoli contributi per non annoiare, la pubblicità ha un grandissimo pregio che è molto breve e dura poco, quindi uh-huh. Lo sapete. Sì. Tante cose, questo è un San Gemini che mi piace molto, che sono i bambini. Uh-huh. Di 9-10 mesi che nuotano nell'acqua. Bellissimo. Nessun effetto speciale, è un balletto creato in una piscina a Milano. Questi respirano tranquillamente sott'acqua? Questi, perché i bambini di questa età hanno la glottide atrofizzata, uh-huh. Per cui non fanno bolle. Uh-huh. Per cui tu pensi di essere Erode, perché dici che muoiono i bambini, e invece stranamente i bambini sopravvivono, anzi ballano. Questo invece cos'è? Questo è Moschino. Sì. Moschino è il lancio di un profumo che è cheap and chic, ed è forse per la prima volta in cui si rappresenta, in modo ironico, la morte in pubblicità. Eroe braccio di ferro, in una cripta, questo è un polmone d'acciaio idealizzato, lo tengono in vita, lei che è Olivia, sì. Che ha le sembianze poi del prodotto, che paga lo spot, sfonda, lo libera e lo fa rinascere. Il film aveva questo grosso effetto speciale, questo sfondamento notevole. Molto bello, molto bello. Molto bello. Il macabro in pubblicità, quindi è una novità. Questa? Invece... Questo è un film che denota che i migliori attori, che spesso si dice, sono i cani. Lo feci per il WWF contro l'abbandono dei cani. L'ho messo perché in realtà con questo film, spot, vinsi il telegatto. Ah. E
E allora è divertente perché un cane, in realtà lasciavano un uomo in autostrada, dicevano chi abbandoni animale una bestia, Luglio col bene che ti voglio, e mandammo a ritirare il premio i cani. Per cui mi buongiorno si spaventò con uno spinone. Molto bello, finito. Bene, complimenti Maurizio, grazie della tua presenza. Maurizio Dadd. Buongiorno. Sapete, possiamo collegarci con una telecamerina esterna per vedere cosa sta accadendo in questo momento fuori da questo studio. Colleghiamoci un attimo con la telecamerina esterna. Beh ragazzi, non così in esterna, non così in esterna. Bene, è il momento dell'angolo della letteratura, 5 libri che faranno sicuramente sensazione fra quelli usciti questa settimana. Il primo libro è Il manager transessuale, il secondo Come appuntire un panda, il terzo Perché i dipendenti delle poste sono così scocciati, scusate, mi è sempre chiesto c'è un libro che ce lo spiega, il quarto Manuale del cinto erniario. E l'ultimo libro di questa settimana, è probabile che vostra sorella sia piena di merda. Bene, direi che per questa sera è tutto, ci vediamo la settimana prossima, nella prossima puntata, sempre che ce ne sia una. Buonanotte. Per me è una giornataccia oggi perché, devo dire la verità, io non sopporto il clima di Milano. Piove sempre, fa troppo freddo, io veramente mi avvilisco, c'è sempre tanta nebbia. Oggi a Milano la nebbia era talmente fitta che gli albanesi non riuscivano neanche ad accoltellarci. Lei è un politico di serie A, in questo momento gioca come in panchina, come se avesse uno stiramento, o meglio, come se avesse la sifilide, diciamo la verità, cioè cercano di no. E volevo sapere, come giudica i politici di adesso? Beh, questo tipo di sempre direi che è stato come è passato sopra un tigre, no? Ecco, una cosa un po' fisica. A Milano i criminali stanno diventando veramente molto sbruffoni. Ieri una pattuglia della polizia ha fermato un albanese. Hai delle armi addosso? E lui? Sì, cosa vi serve?